L'altro ieri io per un sfratto avevo giudiziari a casa e loro hanno preso un impegno, dopo 2 giorni, dopo 2 settimane risolvono il problema. Chiamo l'appuntamento con il sindaco, mi dice non è possibile, vai dai servizi sociali. Vieni dai servizi sociali e non siamo traslocati ancora. Qui i capaci li hanno licenziati, hanno portato i ragazzi, è giusto che loro lavorano, ma hanno portato i ragazzi della civile, nessuno non ti risponde di niente, fanno finta tutti, ma se all'assessore li vai in ufficio per chiedere un appuntamento psichiatrico te lo dà subito, se c'è la fattura. Qui nessuno non ti dà un appuntamento. Già è la quarta volta che vengo, stamattina hanno rimandato. Non posso dire la mia situazione, è una situazione particolare e privata. Ma sono scomparsi dei soldi in banca, dei punti in bianco di mia figlia e non si sa come mai li doveva percepire fino a 18 anni. Perché qua a piangere ci possono venire tutti, tutti possono. Però se accurassero veramente, se moglie e marito stanno a lavorare, chi è che veramente c'ha bisogno? Perché ci sta quella che manda la moglie o il marito magari sta a lavorare a nero. Ci vorrebbe più controllo pure verso i confronti. Come quando hanno assegnato le case popolari, che sono rimaste a vita per la popolazione. Le case sono rimaste a vita e poi sotto le case abbiamo BMW, i soldi per mantenere il BMW ce l'abbiamo, per mantenere i camperi ce l'abbiamo, se sfascia una caldaia interviene l'istituto, se sfascia un pavimento interviene l'istituto. Oh, ma cerchiamo di darci una regolata, farebbero le cose uguali per tutti. Io non chiedo quello che non mi tocca, chiedo ciò che è per legge e io posso dimostrare la documentazione che hanno mia, solo mio marito lavora, un figlio disoccupato, un figlio invalido, sempre a spese mie a fare i controlli, se chiamo per un aiuto per portarlo a controllare viene risposto, c'è questa associazione, io ho avuto problemi con quel signore perché mi ha trattato pure a parolacce e ora di finirla devono dare spazio alle altre persone. Basta che ti fai 2 giorni di galera, 2 giorni di galera e qui si cagano sotto. A chi faccio appello? Non lo so, a qualcuno che sia in alto e cerchi di vedere le cose qui come sono fatte, perché credo che non sono fatte per niente bene. Ci sono state persone indagate, persone che sono state arrestate, messe fuori a piede libero, però non si è risolto assolutamente niente, niente.